Atto finale per la tappa piacentina valida per la prima edizione della Gazzetta Football League femminile di calcio a 5, finalissima che vede di fronte Sosteria e Biancorosse Piacenza. Sosteria in maglia granata di mister Rezzo Agli, che schiera tra i pali Fava, Leo, Calloni, Vallante e Capelloni, a disposizione Cervini, Inconis, Maiola, Nuca e Polloni. Biancorosse di mister Zoccheddu con Burgazzi tra i pali, Rizzo, Masuzzo, Valente e Del Miglio, a disposizione Adiletta, Amorim, Libori, Sivelli e Tosca. Vantaggio quasi immediato per la Sosteria con Vallante, che con un gran destro trova l'angolino più lontano. Poco dopo ancora Martina Vallante, colpisce però il palo. Break in contropiede, Sosteria si invola Vallante, 1-2 con Cappelloni ed è 2-0 per le sue ragazze. Protagonista Fava poi con una grande uscita sulla scivolata di Masuzzo, ancora Masuzzo di punta, indisturbata però non trova di poco la via della rete. Macinano gioco le biancorosse, Valente serve Libori ma Fava è ancora super in uscita, nemmeno fortunata poco dopo quando il destro di Valente colpisce in pieno il palo. Mentre dall'altra parte non perdonano ancora Capelloni a superare il portiere e servire il più facile di tapin a Vallante. E ancora la numero 9 firma il poker personale con un destro che si infila sotto la traversa. Ci prova Del Miglio col sinistro da fermo, palla che viene deviata. Grande azione Sosteria e rete del 5-0 segnata da Maiola. Ruba palla poi sulla tre quarti Libori, ma il suo sinistro si schianta ancora una volta sui guanti di Fava. Termina così 5-0 per Sosteria, che si guadagna il pass per la finale nazionale in programma il 2 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.